Ok. Buonasera a tutti. Questa sera parliamo del romanzo noir Casino Totale di Jean-Claude Izzo. È un genere un po' particolare che non avevamo ancora letto all'interno del nostro gruppo e sono curiosa di sentire che cosa vi ha suscitato questa lettura e che cosa ne pensate. Quindi, chiedo se c'è qualcuno che già vuole intervenire e dire qualcosa su questo romanzo. La Stefania, ok, ti chiedo di riattivare l'audio. Ah, Ciao sì, Stefania. sono un po' particolare, sono sulla piazza di Bormio e Che il tempo bello, ma che mi bello anche lascia. questo collegamento esterno, siete meravigliosi. Esatto, veramente in esterno. E solo che se poi arriva la figlia con il piccolo, non E so, certo, no, allora è giusto che tu magari. intervenga subito, giustissimo, brava. Esatto. Allora volevo dire, a me in generale il genere piace, quindi l'ho letto anche con una disposizione di spirito assolutamente favorevole, ma devo dire che la cosa che mi ha intrigato di più che la storia, diciamo, più che la trama gialla vera e propria, è stata questa capacità di trasmettere tutta l'atmosfera di Marsiglia. Ecco, cioè Certo. proprio mi sono sentita immersa nella città, nella sua vita, con tutti gli aspetti positivi e negativi. Cioè mi è sembrato che la vera protagonista della vicenda fosse proprio la città e che questo in qualche modo fosse anche quello che l'autore ci voleva trasmettere, no? Anche questo fatto che loro, i tre amici, si erano ognuno per sé, attraverso strade diverse, allontanate dalla città, ma poi erano tutti tornati lì. Due purtroppo, vabbè, per morire, uno in qualche modo per trovare alla fine il senso della sua vita e anche l'amore che non aveva avuto il coraggio di accettare dentro di sé, insomma, ecco, quindi questo mi è piaciuto moltissimo. Più che la trama in sé, che alla fine ho trovato un po' troppo intricata, insomma, un po' tortuosa, un po' labirintica, ecco. Però questo aspetto dell'atmosfera invece l'ho goduto tantissimo. E mi piacerebbe andare a Marsiglia. Marsiglia non ci sono mai stata, mi piacerebbe andarci. Ecco, questo volevo dire, che una capacità di farci vivere l'atmosfera in questo modo non è da tutti. Ecco. Grazie Stefania, guarda, sinteticamente secondo me hai toccato proprio i punti fondamentali, no, di questo romanzo. E anch'io sono d'accordo sul fatto che la grande protagonista del romanzo sia Marsiglia. E infatti lui, Izzo, è proprio nato e vissuto, e vabbè, morto prematuramente, poverino, aveva solo 55 anni, a Marsiglia. E devo dire che io sono stata a Marsiglia e l'amo follemente, perché è una città veramente piena di contraddizioni, è una città di porto. È vero che coesistono tutte queste etnie di cui lui parla e le vedi proprio per la strada, ed ha un fascino davvero particolare. E quindi, Stefania, se avrai la possibilità, io ti consiglio soprattutto adesso, perché lui la rende effettivamente molto bene, riesce a rendere proprio anche l'ambiente, gli odori che si respirano nella città. Ti consiglio vivamente di andarla a visitare, perché un po' ti sembrerà di averla già vista, non so, perché io che sono già stata, però tanti anni fa, rileggendolo, mi sono di nuovo risentita a immergere in questa atmosfera. Infatti Poi la sera. forse tutte le città, le grandi città portuali hanno in sé questo groviglio di contraddizioni, no? Vengono da lontano, insomma. Anche adesso mi viene in mente, non so perché, Boccaccio, che quando descrive questa grande città portuale del sud, che non dice nemmeno qual è, in Andreuccio da Perugia, anche lì, voglio dire, è connaturato con la città anche avere una certa dose di malavita, tra virgolette. Ecco, quindi ci andrò sicuramente. Grazie per questa ulteriore riflessione che è vero, è molto interessante e abbiamo fatto anche un salto così culturale.
Ed è molto pertinente questa osservazione che hai fatto, grazie mille. Allora, io non ho visto chi ha alzato prima la mano tra Ornella e Cristina. Darei la parola a Ornella, se sei d'accordo, Cristina, perché già mi sono stupita per il fatto che non avesse rotto il ghiaccio lei, quindi prego Ornella. No, ma ti ringrazio, non rompo il ghiaccio perché non l'ho finito. Volevo solo dire, mio marito l'ha letto e le è piaciuto moltissimo. L'altra cosa però che volevo dire è che è una trilogia, no? Vero. Ecco, volevo sentire da te o da Marta se ci dicevate qualche cosa di più sul discorso di questi tre libri, perché io non li ho letti ancora. Allora, la trilogia è composta da tre romanzi, sì, che sono questo di cui parliamo stasera è il primo. Gli altri due sono Corurmo e Solea. Io in particolare non li ho letti, forse li ha letti Marta, e comunque il fatto che io li leggerò sicuramente, perché pur non amando il genere noir mi è molto piaciuto e mi ha affascinato, quindi. E poi penso anche che in Nuce ci siano già degli argomenti che verranno sviluppati negli altri volumi, perché ci sono degli aspetti che sono lasciati proprio, secondo me, volutamente in sospeso e che verranno articolati successivamente. Anche perché questo romanzo è veramente un groviglio, cioè anche la trama è molto complicata, entrano in gioco tanti personaggi che fanno parte di vari gruppi, eccetera. Quindi mi aspetto comunque che nei prossimi due romanzi verrà dipanata ancora di più la matassa, no? Poi non so, però sento Marta se magari ha qualche altra informazione, perché lei lo conosce. Allora, anch'io non li ho ancora letti, perché ho letto adesso Casina Totale, anch'io per la prima volta, e anch'io ho voglia di leggere adesso il secondo e il terzo. Tra l'altro vi segnalo che qua in biblioteca abbiamo fatto un allestimento di un'esposizione di romanzi noir gialli da leggere nel periodo estivo, e ovviamente ci ho infilato dentro anche tu questa trilogia. Quindi magari lo trovate già qua, ma se no tranquillamente ve li facciamo arrivare. Infatti io li ho già prenotati e presi, devo leggere. Non avevamo dubbi. Ma... allora magari a settembre, a parte parlare dell'altro romanzo, un 10 minuti anche sul secondo e terzo capitolo. Sì, sì, sì. Poi ci dici qualcosa anche di quello di settembre? Sì, sì, certo, okay, dopo parliamo anche di quello. E io invece ti dico, Ornella, che se tuo marito vuole intervenire, è ospite gradito, può farlo, quindi adesso... ma lui è timido! Va bene, comunque sappi che se vuole dire qualcosa noi ascoltiamo volentieri i suoi commenti. Mi è piaciuto tanto comunque. Va bene, ok, adesso do la parola a Cristina, grazie Ornella. Ciao Cristina. Eccomi, ciao a tutte. Ciao. Io devo dire invece che tantissimi anni fa avevo letto tutto di Izzo, perché avevo letto, non mi ricordo niente, mi ricordo che mi era piaciuto molto, tanto che ho cercato tutti i libri che ho trovato in italiano scritti da lui, e in effetti mi è dispiaciuto che abbia scritto poco, perché essendo morto così giovane, abbastanza giovane insomma, e poi non avendo cominciato la sua vita facendo lo scrittore, se non mi ricordo male, è arrivato alla scrittura più tardi. Giornalista, quindi, poeta, ha fatto un sacco. Esatto. E quindi l'ho riletto molto volentieri e mi è piaciuto molto. E mi è piaciuto rileggerlo, quindi ritrovare quelle cose che mi ero dimenticata. Mi sono scritta due note, che sono più o meno le cose che avete detto già voi, così leggo, è più facile. Bene. Allora, anche a me, più che la trama, è piaciuto tutto il resto, che è la descrizione dei caratteri dei personaggi e dei loro sentimenti, l'atmosfera, la percezione di Marsiglia. Tenete conto che tanto tempo fa, quando li ho letti, avevo sentito dire che questi libri erano consigliati dalle agenzie di viaggio, che dicevano: se volete andare a Marsiglia, prima leggetevi i libri di Izzo. Quindi questo legame con Marsiglia è più che casuale, insomma, è proprio profondo. I quartieri, i locali accompagnati dalle evocazioni dei piatti, delle musiche che ci sono sempre richiamate, ti viene voglia di ascoltarle, mi è capitato mentre lo leggevo contemporaneamente di andare a cercare la musica a cui faceva riferimento, gli odori e le erbe aromatiche che sono richiamate tante volte, e le mille etnie che popolano Marsiglia.
In effetti la storia dei tre amici che si perdono in strade diverse, che poi si ritrovano e che hanno come anche filo conduttore una donna, non è una storia particolarmente nuova. Anch'io non mi soffermo particolarmente sulla fase noir, che è quella che meno mi ha intrigato e coinvolto. Ma viene descritta anche la frequentazione, il carattere, il legame sentimentale di questi uomini con questa donna e con le donne in genere, in particolare, abbastanza gradevole. Cioè, io l'ho trovato intrigante, interessante, ben scritto, perché le parole che usa lo scrittore sono parole che mi hanno fatto venire voglia di sottolineare dei pezzi. Posso leggervene? Certo, due pezzettini. Dice: già a quell'epoca gli arabi non mancavano, né i neri, né i vietnamiti, né gli armeni, i greci, i portoghesi, ma non c'era problema. Il problema era sorto con la crisi economica, la disoccupazione. Più la disoccupazione aumentava, più si notava che c'erano gli immigrati, e gli arabi sembravano aumentare insieme alla disoccupazione. I francesi, il pane fresco, se l'erano mangiato tutto negli anni 70, e il pane secco volevano mangiarselo da soli. Non volevano che gliene venisse rubata neppure una briciola. Gli arabi, ecco cosa facevano, rubavano la miseria dai nostri piatti. E poi un altro invece, un altro pezzettino su che dice così: in terrazza la colazione era pronta, Bob Marley cantava Stir It Up, la canzone giusta per quella giornata, cielo blu, mare come olio, il sole pronto all'appuntamento. Babette si era infilata il mio accappatoio, imburrava le tartine con le sigarette, con la sigaretta in bocca, muovendosi impercettibilmente al ritmo della musica. Per un attimo, un lampo di felicità. Questa frase, questo pezzo aveva colpito tanto anche me, molto, perché è una pennellata proprio. Tra l'altro, lui ha un modo di scrivere molto nervoso, cioè sono sempre frasi brevi, a effetto quasi, no? E tu hai colto proprio, grazie che ci hai letto, perché hai letto, hai, tra l'altro hai colto due aspetti che, a cui viene dato molto rilievo, cioè la questione dell'immigrazione, perché anche all'inizio, già dall'inizio del libro, lui dice che questi immigrati sono arrivati a fare il lavoro che nessun francese voleva più fare, e poi parla anche di tutto l'aspetto della periferia degradata, che poi comunque si parla di Marsiglia, ma potrebbe riguardare qualsiasi altra città, no? E quindi lui lo affronta molto, perché molti dei protagonisti sono proprio immigrati, anche la ragazza che rimane vittima, Leila, è proprio, viene da questo mondo, no? Da questo mondo di periferia, e se non sbaglio lui addirittura è proprio il poliziotto che si occupa della delinquenza nelle periferie, se non sbaglio, eh? Quindi lui affronta proprio questo mondo, e quindi grazie, perché sì, ci hai dato un tuo apporto, e non sapevo che fosse una grande stimatrice, quindi bene, dai. Quindi forse tu hai letto anche gli altri due della trilogia, sicuramente. Li devo rileggere, a questo punto li rileggo. Certo, comunque. Bene, bene, ok, grazie Cristina. Se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa. Eccola, Valeria. Prego. Sì, allora, anch'io l'avevo già, cioè io l'avevo già letto questo libro. Ah. E non ricordo onestamente quanto tempo fa. E l'ho dovuto rileggere, nel senso che mi sono resa conto anche quando ha vinto questo e non l'altro che io avevo votato, proprio perché questo l'avevo già letto, e ho detto ma non mi ricordo bene la trama, poi rileggendolo forse ho capito perché mi ero magari un po' persa più nelle vie della città, nei vari locali, nelle descrizioni, forse nel contesto appunto sociale, e non avevo dato molta importanza o comunque non avevo memorizzato bene la trama. E, l'ho trovato comunque sicuramente piacevole. Capisco perché, come diceva Cristina, lo consigliano, diciamo, a chi vuole visitare la città, perché ti dà modo di calarti nei vari ambienti in un modo particolare, diciamo. E niente, la trama sia abbastanza semplice, però scorrevole, e l'ho letto con facilità, e non mi è dispiaciuto, ecco.
E niente, ho apprezzato questa cosa appunto di provare a calarsi così in questi ambienti, in questi locali, in questa vita notturna e poi con questi colori appunto della gente che non è ovviamente solo di una stessa razza e quindi profumi e quant'altro. Per cui tutto sommato ho trovato proprio una lettura piacevole, ecco. Bene, grazie. Lui risulta proprio un estimatore anche del genere femminile, questo protagonista. A me ha colpito, come diceva anche Cristina, cioè la descrizione di questo poliziotto che appunto sceglie poi quella strada, e avrebbe potuto fare altro, avrebbe potuto essere anche lui un malavitoso, si presenta per quello che è, no? Però ha questa attenzione, un grandissimo spirito di osservazione. Perché lui ad esempio in più punti del romanzo dice le donne a Marsiglia le devi guardare, perché se passano inosservate ti guardano quasi con uno sguardo di riprovazione. Ecco, questa cosa è soltanto un acuto osservatore riesce secondo me a rendere in un romanzo questo aspetto, no? del femminile. Poi vabbè, lui è proprio il classico Don Giovanni, cioè l'uomo che non è riuscito ad amare e il classico solitario. Ma infatti io diciamo che ho letto successivamente che lui è anche un poeta. Adesso ho un po' collegato il fatto che certe descrizioni, certe sensazioni derivano proprio dalla grande sensibilità che aveva questo autore, perché anche quando racconta il suo desiderio di solitudine, il suo amore per la pesca, no? Perché lui praticamente, secondo me, descrive questi mondi molto oscuri e questo caos, no? In con cui si deve misurare ogni giorno, della delinquenza, della violenza, e poi ha questa necessità proprio di estraniarsi, no? Di andare con la sua barca. Addirittura dice che quando la va a trovare la sua amante le proibisce di salire sulla barca perché la barca è il suo luogo come di isolamento, purificazione, in cui lui riesce a estraniarsi dal mondo e forse a rimettere un po' insieme i pezzi, perché effettivamente tutto quello con cui si deve misurare durante la giornata è complicato, no? Sono sempre cose di violenza o comunque reati o malavita, eccetera, no? Per cui anche a me è piaciuto tanto e veramente, pur non essendo un genere che conosco, perché per certi ambiti è anche un po' splatter, no? Ci sono proprio anche delle scene un po' così, secondo me vengono rese con una certa visione di insieme, per cui tutto ha un po' il suo posto, oltre al fatto che lui, non so se l'avete notato, però dimostra anche di far sentire gli odori, perché più di una volta dice che o la pelle di una donna sapeva di spezie aromatiche, spesso usa la menta, il rosmarino, cioè questi che poi sono veramente gli odori mediterranei, no? che caratterizzano anche i popoli, no? Che poi arrivano e confluiscono nella città di Marsiglia. E quindi, beh, insomma, grazie Valeria, cioè anche tu hai aggiunto un altro pezzo e un'osservazione in più. Ok, se qualcun altro vuole dire qualcosa. L'Enrico. Ciao Enrico, prego. Audio. Ok, mi sentite? Certo, sì. Bene, sono contento che alle signore è piaciuto, a me un po' meno. Ah. Ho fatto una fatica terribile a leggerlo e anche velocemente perché pensavo che se ne dovesse parlare giovedì scorso. Quindi io l'ho finito mercoledì sera. Vabbè, direi che all'inizio, innanzitutto la scrittura che tu hai definito nervoso, io l'ho definita sobria. Per il genere mi aspettavo qualcosa di più provocante, che ne so. Invece l'ho trovato una scrittura abbastanza sobria e le prime pagine mi hanno pure interessato perché c'è una frase, una descrizione di una situazione, quella degli adolescenti, che vivere a Marsiglia per loro è come camminare su una corda tesa con grande probabilità di cadere, cioè arrischiano di finire nella mala o cose del genere.
Poi quello che avete detto, la descrizione degli odori della città, di tutto quanto, però facevo fatica ad andare avanti perché non ci trovavo nient'altro di nuovo, ecco. Ho capito. Bene, però comunque l'hai letto. È un genere che non mi interessa, non mi piace, e quindi okay. Non so neanche dare un giudizio, come dire, da competente. Certo, poi comunque giustamente ognuno ha un po' le sue preferenze, no? Quindi mi piace questa definizione che hai dato, no, di scrittura sobria, perché è vero, ci sta, cioè comunque è molto essenziale, non è una scrittura articolata. Va provocante, bene. Cioè pensavo fosse più provocante, no? Invece no. Bene. Grazie Enrico, grazie. Se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, se... Tu Antonia l'hai letto? Se non c'è nessuno, Manu, se vuoi dico qualcosa anch'io intanto. Sì, l'ho letto. Aspetta che Antonia, perché è andato via un attimo. L'ho letto, devo dire, velocissimo, perché erano i primi giorni in cui non lavoravo, quindi ne ho approfittato. Allora, a me il noir in genere non piace, però mi è piaciuto. A parte che ero stata a Marsiglia, quindi ha ragione Valeria, proprio si respira l'aria della città, nel libro, nelle pagine del libro. Allora, il noir in generale non mi piace perché presenta questa scrittura in cui veramente devi stare sempre attento, perché le frasi sono nella maggior parte dei casi sintetiche, no? Quindi se perdi un pezzo hai perso qualcosa. Io preferisco la scrittura più riflessiva. Però okay. Devo dire che questa scrittura qui presentava anche, secondo me, degli elementi di riflessione, non era noir puro. Poi questa storia di tre amici alla fine, no? Questa profondità, queste radici che avevano in comune questi ragazzi, pure nella diversità, perché poi hanno proseguito in modo diverso, no? Il loro destino, però comunque avevano questa radice profonda comune, che poi è la radice un po' della città però, no? Perché, come dicevi tu, è una città malavitosa. Io mi ricordo che quando sono andata a Marsiglia, in centro città, io e mio marito ero con i bambini, abbiamo assistito a uno scippo, no? Quindi cioè, proprio ritrovi quell'ambiente, come dicevi tu, quei colori diversi, no? Perché forse Valeria l'ha detto, colori diversi sì, perché ci sono tante etnie, proprio una mescolanza di etnie. E nel libro tutto questo si respira proprio, no? Sia da, come dicevi tu, dai profumi, ma anche dai colori, quindi sì, mi è piaciuto comunque, mi è piaciuto soprattutto considerando che noir io di solito non ne leggo, preferisco altre tipologie di letture, però sì, bello, bello, bello soprattutto anche pensando a questa amicizia, questa di fondo, no? Questo addirittura l'amico che torna per vendicare, adesso non mi ricordo se Ugo torna per vendicare Manu, mi sembra, no? Sì. Per capire cosa sia successo, eccetera, e poi Fabio che vuole a tutti i costi capire, anche lì un po' si fondono, no? Si confondono le vite di questi personaggi, anche poi di Lola, che era la donna amata un po' da tutte e tre, ma anche lei, che sembrava non dovesse c'entrare nulla, poi in qualche modo è rientrata anche lei in questo groviglio di affetti, di rapporti e relazioni, ecco, perché poi è questo anche, no? La mescolanza non è anche frutto probabilmente della capacità di questo popolo di interagire anche abbastanza facilmente, perché probabilmente essendo, come dicevi tu, la classica città di porto, quella in cui la gente ha facilità anche nel comunicare. Ecco, e quindi a adottare delle relazioni sociali nuove, no? A vivere delle relazioni sociali nuove. No, comunque bello, sicuramente bello.
Bene, grazie Antonio anche per questi spunti in più. Adesso diamo la parola a Marta, se non c'è nessun altro che vuole dire qualcosa, che ci dice un po' il suo commento. Prego Marta. Grazie Man. Sì, allora devo dire che anche a me è piaciuto molto. E, soprattutto per tutte le cose che stiamo dicendo che vanno al di fuori dei canoni del genere noir. Perché poi la trama in sé, l'intreccio, anch'io, anzi l'unica cosa del libro che non ho apprezzato al 100% è l'eccessiva, forse a volte, fatica nel seguire proprio l'intreccio, no? Che cosa stava succedendo tra i vari clan. Era abbastanza complicato quell'aspetto da seguire, però è stato per me molto bello da leggere per tutta la parte della descrizione dei personaggi, della città, che anch'io ho visitato, ma ho visitato in 2 o 3 giorni e mi è venuta voglia di ritornarci per riandare a vedere alcuni luoghi che lui descrive, anche dei dintorni, no? Quando lui va appunto con la barca, dove ci sono le scogliere, eccetera, eccetera. E poi, ecco, più di tutto mi è piaciuto lui, cioè questo personaggio super affascinante, che poi è il classico, è un cliché, perché è il poliziotto che però guarda anche al mondo malavitoso, non in modo solo distaccato, ma avendone fatto anche parte in qualche modo, che è cinico, che è disilluso, che però in fondo ha un cuore buono, e sciupa femmine. Cioè, il classico cliché del personaggio di questo genere, però devo dire che l'ho amato. Cioè, proprio quel personaggio di cui ti innamori, perché è affascinante. E poi mi è piaciuto lo spaccato un po' anche sociologico, cioè infatti lui è un poliziotto che però si ritrova anche più nel ruolo di educatore di strada e ci restituisce appunto tutto quello che è il milieu di quella città e i problemi che ci sono nelle periferie ma anche nel centro e in tutte quelle situazioni di disagio, i giovani che non si trovano ad avere una vera alternativa e che lui cerca in qualche modo di, nel suo ruolo, anche di aiutare. E quindi mi è piaciuto, devo dire sì. E infatti voglio leggere assolutamente il secondo e il terzo, perché mi sono appassionata alla saga, a questa storia, e alla sua scrittura, che mi è piaciuta parecchio. Quindi sì, direi sì, che sono contenta di averlo letto insieme a voi. Grazie Marta. A proposito, mi stava venendo in mente, a proposito della descrizione dei personaggi, lui riesce anche a dare molto il taglio psicologico. A me ha colpito la storia di Marilou, la ragazza, la prostituta, che di fatto fa la prostituta così perché è costretta a scappare e si trova un po' anche... C'è un punto che a me ha colpito molto, che quasi quasi è stato il mondo a portarla a fare la scelta di questa vita, no? Perché lui la descrive dicendo a 17 anni scappa di casa perché in famiglia non era possibile resistere, il fidanzatino la molla perché alla fine andare via di casa comunque ci vuole coraggio, e lei si ritrova su un camion per andare chissà dove, no? E c'è una parte che, vabbè, io ho sottolineato perché fa parte sempre di quelle frasi molto sintetiche, però anche ad effetto, no? Perché sembra quasi che la sua vita sia stata decisa da terzi, cioè dagli uomini con cui si è trovata ad avere a che fare, pur essendo una bellissima ragazza, perché lui in più punti sottolinea la sua bellezza, il suo grande fascino, no? Allora lui dice, a proposito di questo, penso che lo sguardo degli altri sia un'arma di morte, no? Perché spesso se non si ha un grande carattere o già delle idee, soprattutto se si è giovani, si può trovare ad avere il destino segnato da quello che gli altri, no? Pensano di te o vogliono fare di te, no? Allora questa cosa a me ha colpito. E insieme, vabbè, come diceva Marta, anche al fatto che questo protagonista è veramente... particolare, un po' l'uomo duro,
però in realtà si dimostra anche, cioè, pur dichiarando che con le donne era un fallito, però dimostra di avere una grande capacità di provare sentimenti profondi, che poi magari lui non definisce amore, però di fatto il suo accudimento, il fatto di avere in testa certe persone, il suo valore che dà all'amicizia, sono molto grandi e quindi vabbè, questo aspetto a me è piaciuto. Sì, e anche i personaggi femminili, come li descrive, sono tutti interessanti. Eh sì. Maribu, lei, la Lola, e il modo in cui lo sguardo che lui ha su di loro, quindi l'immagine di loro che ci restituisce il suo sguardo, secondo me è meravigliosa. Anche di Honorin, la signora che invece quando erano giovani c'era un po' da mamma e continua poi anche dopo, no, ad accudirlo. E quindi sì. Un'altra cosa che mi ha colpito, scusa, a un certo punto lui trova in casa, ospita in casa, ci sono Honorin, Marilou e Babette, l'amica giornalista, e lui dice, torno a casa, lavatrice è fatta, tutto preparato e ho una mamma, una sorella e una prostituta, il sogno di ogni uomo, di avere, cioè, non è meraviglioso, cioè io l'ho trovato veramente, cioè ho detto, cavolo, di averle tutte e tre lì a sua disposizione, quindi anche... Sì, uno sguardo così svaliziato sulle cose che, vabbè, mi ha colpito. E poi lui lì dice questo in modo ironico, perché poi in realtà appunto io ho apprezzato che questo uomo così mascolino, così, però in realtà ha una visione delle donne che non è assolutamente maschilista, anzi, e quindi le apprezzo davvero ed è un uomo, diciamo, evoluto. Sì, vero. E così come lo è poi nei rapporti, no, con i ragazzi, fare. Cioè è un poliziotto illuminato, tra virgolette, che poi si è trovato a vivere in testa, a crescere in quella situazione, quindi la comprende, detesta per esempio chi è razzista e chi quindi liquida il problema in quel modo, perché lui invece è cresciuto e poi da italiano, quindi comunque in parte anche discriminato, conoscendo perfettamente quella realtà. Quindi ecco, sì, l'ho apprezzato. Poi immagino che l'autore, cioè ci sia un po' dell'autore, no, in questo personaggio. Sicuramente, sì, anch'io l'ho pensato questo, perché descrive troppo bene le sfumature per un... non essere un po' autobiografico. Ci sono due mani alzate, di Cristina e Alessio. Sì. Allora, Alessio sarebbe Valeria. Io questa volta do la parola prima a Cristina, non so chi l'ha alzata per prima. Prego, Cristina, poi Valeria, ti rinomino. Sì, no, volevo soltanto leggervi a proposito delle donne altre due righe che mi ero segnata e che non avevo... No, questo di leggere molto, a me piace molto. Fallo. Dice... Avevo amato le donne con le quali ero vissuto, tutte, e con passione. Anche loro mi avevano amato, ma sicuramente con maggiore sincerità. Mi avevano dato un po' di tempo della loro vita. Il tempo è una cosa essenziale nella vita delle donne. Per loro è reale. Per gli uomini, relativo. Mi avevano dato molto. E io cosa avevo regalato? Tenerezza, piacere, felicità sul momento. Ma questo sapevo cavarmela, su questo sapevo cavarmela, ma dopo, quindi c'è questo apprezzamento delle donne e del loro modo di fare. Poi mi era venuta in mente invece un'altra cosa singolare, perché questi tre ragazzi partono la loro vita da giovani frequentando una libreria, scrivendo, vero, leggendo libri, quindi con questo rapporto con la cultura, che però non basta a salvarli tutti e tre, cioè che alla fine comunque si perdono in qualche modo, anche se qualcuno poi si ritrova facendo il poliziotto, ma un poliziotto sui generis, cioè rimane il fondo, perché poi c'è questa umanità di fondo che emerge in tutto il libro, però
diciamo che non seguono la via maestra o la via più semplice per arrivare a godere felicemente della loro vita, insomma, c'è questo aspetto un po' di nostalgia, di perdita di qualche cosa, diciamo, che non si ritrova proprio come probabilmente se l'erano immaginata da giovani, chi lo sa. Bene, grazie. Sì, questo è un altro brano che anche a me aveva colpito, soprattutto la frase "per le donne il tempo è reale", perché non so perché, però l'ho trovata molto vera, cioè la concretezza delle donne, no? Che spesso, anche senza tante parole, perché le protagoniste non dicono tanto, sono più dei personaggi con la loro vita o con i loro silenzi, perché soprattutto Lole è una di pochissime parole, e c'è addirittura una frase del romanzo in cui lui dice "l'ho ringraziata per il suo silenzio eloquente", una cosa del genere. E quindi grazie per questa. Poi se ne hai altre, leggicele, perché è bello sentirle, se le hai sottolineate. Valeria, prego. Sì, mi ha fatto riflettere in effetti quello che ha detto Marta quando l'ha definito poliziotto illuminato, che alla fine è bello questo suo guardare le persone e descriverle tutti gli effetti per quello che sono, se è una prostituta, perché è una prostituta, piuttosto che se è un delinquente o un immigrato che a volte è delinquente, a volte non lo è. Però mi piace questo suo andare al di là del pregiudizio, quindi della vedere nella prostituta la persona, nonostante il fatto che sia finita a fare la prostituta, piuttosto che se l'immigrato ha sbagliato perché si è trovato in una situazione per la quale si è visto costretto a commettere un reato, alla fine giudicarlo in realtà per il totale della sua persona e non per il singolo gesto che lo potrebbe, diciamo, definire in un modo piuttosto che in un altro. Quindi questo sì, sicuramente è molto bello il personaggio anche per quello. E niente, sì, alla fine devo dire che Fabio è affascinante anche per questo suo modo di vedere tutti gli altri personaggi in un modo diverso da quello che farebbe magari la persona media, ecco, nel senso. Facile giudicare, invece più difficile andare al di là alla fine di quello che è non tanto l'apparenza, ma forse la scelta di vita che tante volte la vita stessa ti costringe a fare, ecco. Grazie. Vi chiedo una cosa, perché allora a me è successo questo con Fabio. Non sono riuscita a immaginarmelo, non so se, forse non sono stata distratta, vi chiedo se avete delle descrizioni o se voi ve lo siete immaginato, perché io l'unica immagine che ho è quella di quando lui viene, diciamo, colpito, che viene picchiato, per cui dà la descrizione di questo corpo dolorante, però non mi sembra che nel romanzo sia stato descritto. Voi ve lo siete immaginate come uomo? No, anch'io non gli ho attribuito una fisionomia precisa, perché in effetti forse non ne parla mai nel libro di una sua descrizione fisica, però si intuisce, secondo me, che è un bellissimo uomo dai commenti che fanno a volte forse le donne della sua vita. Non, ho un vago ricordo, però sì, mi sembra di aver capito che comunque è un uomo affascinante, e fin da giovane un bel ragazzo, però poi non si capisce bene. E forse è voluta questa cosa, magari, non lo so. E, però ecco, ricollegandomi a quello che poi abbiamo detto adesso sui personaggi ai margini, un'altra cosa che mi è venuta in mente rispetto invece più all'intreccio della trama è che in effetti questi tre personaggi, tutti e tre, uno poliziotto, gli altri due però piccoli criminali, costretti poi magari dalla vita a vivere un po' di questo, ma comunque nell'ambito della microcriminalità, si ritrovano invece in questo gioco più grande di loro, pedine dei criminali veri, che sono poi i boss dei vari clan che li usano,
per i loro scopi, e quindi poi finiscono ovviamente ammazzati. Anche lui, insomma, ci è mancato poco che ci finisse ammazzato anche lui. E quindi ecco, questa cosa rimane molto sullo sfondo, questo aspetto qua, però si intuisce anche poi tutto quello che invece riguarda la criminalità seria che c'è dietro, che governa e manovra tutto, compreso le persone che ci finiscono in mezzo. E certo, se fai quella scelta di vita lo metti in conto, però comunque è così. Milieu si chiama la criminalità. Alessandro, prego, vedo una mano alzata. Mi sentite? Sì, sì, certo. No, adesso no. Aspetta. Prima si va... Prova. Mi senti? Adesso mi senti? Sì. Adesso sì. Adesso no, ma forse devi stare più distante dal video, perché... Sì, mi senti? Adesso sì. Ah, ok. Sì, io diciamo che l'ho iniziato, adesso andrò avanti. Sai che va via la voce? A un certo punto va via. Non capisco, provo ancora a spostarmi. Ok, così si sente. Ah, ok, no, perché forse sono in una zona. No, va e viene la voce. Prova a stare più lontano dal microfono. Sì. Ecco, così sì. Sì, proviamo. Sì. Diciamo che la cosa che mi ha colpito di più è che, no, per quanto riguarda, perché prima di tutto lui non è francese, cioè l'autore è un italiano, no, fondamentalmente, e anche gli altri personaggi, c'è uno spagnolo, cioè è un romanzo molto interessante, perché anche dal punto di vista proprio della realtà sociale, no, francese, secondo me mette in luce molto l'aspetto dell'immigrazione, anche del colonialismo, sì. Di tutti questi... di questi aspetti, e quasi nella differenza tra lo status di chi è francese e di chi non lo è, anche i crimini verso un francese e verso gli altri, ecco, diciamo. Per secondo me questo è molto interessante, ecco, da questo punto di vista, ecco, anche che i tre amici erano tutti queste storie di immigrazione, di napoletani, di siciliani, cioè... Questo è molto interessante, almeno, cioè, mi ha colpito subito, ecco, questa cosa, anche la sua storia. E poi sì, chiaramente c'è questo vissuto di Marsiglia, che poi, non dimentichiamolo, che è la seconda città della Francia, ma è una città, cioè, francese per un po' ai margini, cioè una città un po' sui generis, no? Cioè, nel senso, anche per la storia che ha avuto, perché è stata negli anni 70, credo, una città proprio, una capitale del narcotraffico, è stata proprio una città... insomma, che ha avuto una storia molto difficile, ecco, fondamentalmente, no? E, ecco, questa è la cosa che mi ha più colpito, è questo, che è un romanzo francese, però fatto da non francesi, cioè fatto da altre etnie, da razze, da tutte queste nazionalità differenti, ecco, fondamentalmente. E, anche il fatto che poi l'ho visto che nella vita dell'autore lui a un certo punto va a vivere a Gibuti, cioè... Vero. Qua che partono e vanno... in questi posti coloniali assurdi, in Algeria, o quell'altro che a un certo punto, senza dire nulla, si mette a fare il trafficante di opere d'arte, come se a un certo punto, cioè nella vita, l'unica possibilità fosse abbracciare queste scelte radicali, sparire, cioè anche queste traiettorie proprio, che forse solo in un paese come la Francia sono possibili, cioè queste la religione straniera, queste cose un po'... di altre vite che però ci sono ancora, ecco, cioè fondamentalmente, insomma, questo è un po'... Certo. Marsiglia è sede della legione straniera, peraltro. Sì, di questi criminali che per ricominciare una vita fanno i legionari, poi ritornano, queste cose appunto di così, insomma, che forse sono della Francia, cioè nel senso è possibile queste situazioni, ecco, queste cose. Questo un po' mi ha colpito, ecco, cioè l'ho trovato, insomma, alla fine, poi vabbè, adesso andrò avanti, ecco, ma sto parlando un po' delle mie prime sensazioni. Certo, allora, benissimo. Ti ringrazio, Alessandro. Grazie. Bene.
Beh, direi che anche questa volta l'abbiamo sviscerato bene il romanzo, perché sono venute fuori tante, tante riflessioni interessanti. Io volevo approfittare un attimo e leggervi un ringraziamento che mi ha mandato Raffaella Vigilante, che è la responsabile della biblioteca, per il gruppo di lettura, poi magari lo manderò anche via mail, perché ci tiene appunto a fare questo ringraziamento che vi leggo. Carissime lettrici e lettori del gruppo di lettura della Biblioteca di Segrate, vi scrivo innanzitutto per ringraziarvi per i complimenti che avete fatto a me e alle colleghe per quanto abbiamo organizzato in quest'ultimo anno così complicato. Io vorrei ringraziare voi per la vostra fedeltà che ci consente di proseguire sempre con molta convinzione in tutte le nostre attività culturali. Vorrei ringraziare inoltre le colleghe Marta e Manuela per l'entusiasmo che dimostrano sempre e per la loro preziosa competenza. Auguro a tutte e tutti una splendida estate e vi aspetto numerose ai prossimi appuntamenti di fine estate. Ok, questo vabbè, ci tenevo proprio a condividerlo perché anche io e Marta ci associamo al fatto che insomma è una bellissima esperienza quella che ormai stiamo facendo da più di un anno. E siete voi che fondamentalmente la rendete possibile, per cui è giusto anche che ci sia un momento di riflessione su questo, no? Perché è una ricchezza secondo noi. E quindi poi vi auguro comunque una buona estate. A settembre, il 23 settembre, leggeremo il romanzo della Sciale. Aspettate che vi faccio vedere la locandina se la trovo. Forse questa. Sì, vabbè, si vede un po' così. Non so se la riuscite a vedere. Zeruya Shalev, quel che resta della vita. Ne parleremo appunto il 23 settembre perché con il sondaggione ha di nuovo vinto un'autrice israeliana. Dopo aver letto appunto il romanzo di Nevo, avete scelto di nuovo di leggere questa autrice che lei è molto famosa in Israele, è anche una poetessa e io non la conosco e però sono curiosa appunto di leggere questo romanzo insieme a voi e poi ne parleremo a settembre. Inoltre a settembre forse cambierà qualcosa perché sarebbe bello anche potersi rivedere magari in presenza, quindi vediamo. Intanto io vi consiglio proprio di godervi quest'estate, di avere delle letture molto interessanti che poi magari ci direte o ci passerete e poi vediamo a settembre ci ritroviamo, speriamo con delle belle novità oppure con la possibilità di magari ritrovarsi e parlare di un libro in presenza, mantenendo magari comunque anche l'aspetto online per chi appunto magari è fuori sede oppure vuole seguirci lo stesso. Speriamo insomma che le circostanze esterne ce lo consentano. Intanto veramente grazie davvero perché insomma come ogni volta è sempre bello avere questo scambio, no? Queste impressioni su un romanzo. Noi parliamo dei romanzi e quindi bene, grazie a tutti e buone vacanze. Grazie. Grazie. Buone vacanze. Buone vacanze a tutti. Estate.